Sofia sta per compiere 10 anni. 400 studenti l'hanno frequentata, oltre 120 tesi di laurea magistrale, 15 dottorati e i nostri studenti che hanno trovato collocazioni professionali e accademiche importanti e qualificate. Lavoro per il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, che mi occupo delle analisi finanziarie dei progetti e la giustificazione delle spese a livello progettale. Sofia mi ha offerto un posto perfetto per questo obiettivo. Non solo apprendo una visione umana di economia, ma mi ha anche dato l'opportunità a altre discipline come la filosofia, la teologia, la sociologia e la psicologia. Questa visione interdisciplinare ha aggiunto valore nelle mie competenze al di là di know-how tecnico sul mio posto di lavoro, ma anche di un sviluppo della comunità. E lavoro nello staff del sindaco del mio paese, Campi Bisenzio, vicino Firenze. Mi occupo dei processi partecipativi, che sono quegli eventi, quelle attività che vengono organizzate per avvicinare i cittadini alle scelte dell'amministrazione pubblica. Ho studiato scienze politiche, cooperazione internazionale e poi a Sofia economia e management. Due cose importantissime mi ha lasciato Sofia: grandi capacità relazionali, grandi capacità di lavorare in gruppo, la capacità di avere uno sguardo ampio sulla realtà, perché insieme all'economia io ho studiato anche la teologia, la sociologia, la politica, e poi una grande scoperta, l'economia civile. Con i 10 anni scatta un passo nuovo, la laurea tradizionale, quella in cultura dell'unità, si apre a una triplice proposta, 3 corsi di laurea specifici, tra i quali sono da segnalare il corso di laurea in scienze politiche ed economiche in lingua inglese per favorire la partecipazione a livello internazionale e la laurea magistrale in ontologia trinitaria con indirizzo filosofico e teologico. Titoli riconosciuti a livello di accordi bilaterali con università e diversi stati, un centro di alta formazione che inizia Sofia Global Studies per interpretare il momento globale della famiglia umana, della storia umana in questo momento, e grandi aperture attraverso la partecipazione dei diversi espressioni dell'Opera di Maria ai campi sociali di riferimento, quindi comunicazione, politica, economia di comunione e ultimamente famiglia. Sta per nascere un centro di studi qualificato sulla famiglia.